Pomeriggio nella mia cucina. Scusate il ritardo, ma avevamo problemi di connessione. C'è sempre la mia cameraman Mary. Buonasera a tutti. Oggi è la festa delle donne. Auguri, auguri a noi donne, a tutte le donne e ai maschietti perché si comportino bene con le donne. Allora, questa è la mia torta dedicata a voi. Mi avvicino. L'ho fatta proprio con il nostro numero, l'8 marzo. Poi vi posterò la ricetta e perché oggi invece facciamo delle ricette spagnole, due ricette, soltanto due. Sono un po' più elaborate, ma ho preparato una ricetta di paella, ma di una semplicità unica, che potete fare tranquillamente senza avere troppi ingredienti difficili da trovare. Allora, intanto io metto nella mia piastra induzione il tegame 24 della Perfecta che va anche sull'induzione. Vedete quanto è bello, quanti di voi lo hanno acquistato? Questo va sul fornello e sulla piastra a induzione. E qui metterò con un pochino d'olio a preparare la mia tortilla di patate. Io ho preparato un po' di ricordini della Spagna perché sono stata una delle fortunate a visitare Barcellona, che è una bellissima città sul mare. E è un viaggio che prima si poteva fare facilmente. Adesso non si viaggia, signore belle, si viaggia con la fantasia. La Allora, signora Tania vuole sapere cosa prepari di buono. La mimosa gemella. la paella. E una tortilla di patate, semplici semplici. Allora, nel mio tegame 24 metterò due patate che ho fatto a fette non troppo sottili. Le metto subito a scaldare nell'olio. Devono stufare un pochino, si devono ammorbidire leggermente. Ecco qua, le La sistemiamo tutte signora Stella quante. dice che dalle 4 che ci sta cercando. Mamma mia, Ciao avevamo problemi Stella! di connessione e quindi non si riusciva a prendere la linea. Ecco qua. Adesso togliamo il nostro piattino, mettiamo il coperchio e accendiamo la piastra. La mettiamo un pochino alta perché l'olio si sta scaldando, ok? Nel frattempo mi avvantaggio un pochino con la paella. Allora, qui ho messo la quadrotta che tutti cercano, la nostra bella quadrotta con lo spargifiamma incorporato. E ci faremo il riso per la paella, ok? Faremo una piccola paella, non esageriamo. Questa bella pentola con il suo coperchio 22 andrà a chi acquisterà insieme o da sola delle cose da noi, dei prodotti da noi, per raggiungere 150 euro avrà questa bellissima quadrotta con 11,90 euro. È una quadrotta che vale 70 euro, quindi pensate che bel regalo che vi potete fare. Allora, nella mia quadrotta vado a mettere, l'ho pesato, 2 etti di riso. Ho usato il riso per risotti, perché noi faremo un risotto. E poi devo mettere, voi ve lo ricorderete, 4 bicchieri d'acqua perché ho messo 2 etti di riso. Allora, io metterò un bicchiere fatto con, bisognerebbe farlo con il fumetto di pesce. Le brave chef di casa sanno che il fumetto si fa con le code del gambero, con le teste di pesce, si fa ben cuocere. Questo, aspettate che abbasso perché sento che ok, stanno cuocendo. Il fumetto, insomma, si fa anche con, soprattutto con il pesce fresco, con i pezzetti che non si sfruttano nella zuppa di pesce, per esempio la coda, la testa, la testa del gambero. E quello, quando cuoce con un pochino d'acqua, diventa un'acqua molto profumata. Allora, io per facilitarvi le cose ho preso un preparato pronto di pesce surgelato, come vedete, in questo caso due perché a me piace molto il pesce, e
e il sughetto che lo conteneva. Praticamente è un fumetto di pesce, per cui uno dei quattro bicchieri lo userò con il fumetto di pesce. Dopodiché vado a mettere gli altri tre bicchieri d'acqua. Ecco qua. Uno, due e tre. In modo che il mio risotto sarà molto aromatizzato. Semplice, vero? Accendiamo la fiamma al massimo e aspettiamo l'uscita del vapore. Qua io devo mescolare le patate, se no mi sa. Gemma, la signora Maria Giuseppina voleva sapere se quella pentola qui a fianco alla quadrotta è in offerta. La pentola vicina alla quadrotta dove io cucinerò la paella è una Black Diamond. Io di solito cucino con le vulcaniche e stasera vi ho voluto far vedere il mio splendido tegame 28 della Black Diamond, spolverata in polvere di diamante. È una pentola che ha 7 strati di alluminio e ha i manici PVC, e in offerta la pentola, perché è un gioiello, viene 99,90. Soldi ben spesi, perché è un gioiello garantito 25 anni. Abbasso un pochino perché l'induzione ha una potenza molto forte. Comunque ho messo al minimo. Tra un minuto cosa faremo con queste patate? Ci aggiungerò una grande bella cipolla di Tropea. Ok? Adesso, ah ecco, ho dimenticato il mio pollo, vedete? La mia sbarrataggine. Abbiamo fatto tante cose di corsa che ho dimenticato il pollo. Gemma, c'è tuo fratello. Ah, ciao fratellino, pure il fratellino mi guarda, avete visto? Mio fratello pure è stato a Barcellona, sa che è molto bella. Ecco, io qui vado ad aggiungere la mia cipolla di Tropea. Vedete, a pezzi anche abbastanza grandi, si vede meglio? Sì, sì, avvicinare. No, no. Ok, e la metto a imbiondire. Voilà. Cosa facciamo adesso? Io intanto mi preparo il mio pollo perché l'ho dimenticato. Mettiamo qui e metteremo il mio pollo. Voilà. Questo pollo va tagliuzzato. Prendiamo la forbice e lo tagliuzziamo. Mi dispiace doverlo fare in diretta, ma non ho fatto in tempo a farlo prima. Va bene, tanto sono dei pezzettoni, perché la paella è un riso fatto sia con il pesce che con la carne. Volendo farla solo con il pesce si chiama paella de mariscos, che sono proprio le cozze, i gamberi, eccetera, che sono nel bellissimo pescoso mar Mediterraneo. Ecco fatto, mi appoggio qui sopra sul coperchio in equilibrio, ma io sono bravissima a tenermi in equilibrio. Ecco fatto, il mio pollo l'ho tagliuzzato, mi lavo le mani perché quando si tocca il pollo si devono lavare le mani bene. Sapete che il pollo è l'unica cosa che bisogna usare e tagliare bene. Ecco il mio pannetto, mi sto cuocendo perfettamente il riso. Vediamo un po' come vanno le patate con la cipolla, se si sono imbiondite. Ancora un pochino, ho il tempo di mettere a cuocere nella mia bellissima Black Diamond. Metto intanto a stufare le verdure. Allora, che cosa mettiamo a cuocere qui? Intanto, per dare sapore, metto uno spicchio d'aglio. Eccolo qua. Aspettate che questo non va bene. Voilà. Prendiamo un coltello e mettiamo l'aglio. La tortilla è la cosa più semplice che ci sia, perché praticamente è una frittata di patate con la cipolla, niente di che, molto semplice. Dunque, metto l'aglio leggermente a scaldare, prendo le uova
le rompiamo qui dove avevo il riso. Ci vogliono due uova, ho già calcolato un po' la misura, ecco qua, 2 e 3. Voilà. Prendiamo la nostra frusta. La signora Chiara vuole sapere in quale parte del mondo ci portate oggi. Spagna, la mitica e calda Spagna, con questo freddo, la Spagna ci mancava. Qui ancora non esce il vapore, quindi tengo sempre a fiamma alta. Sapete che il nostro riso si cuoce senza girarlo. Quando uscirà il vapore darò una mescolata, un po' di sale, abbasserò al minimo per il tempo di cottura del riso, che in questo caso sono 15 minuti. Mettiamo un po' di sale nelle mie uova, mettiamo anche un po' di sale nelle mie patate e cipolla. Qui anzi comincio a mettere, aspettate, le verdure, zucchine e peperoni. Guardate che belli, gialli e rossi. Ecco qua. Mettiamo anche qui un pochino di sale, vediamo. E lasciamo stufare un po'. Qui possiamo aggiungere, oltre al sale, ecco qua, le nostre uova. Una bellissima tortilla di patate, senza girarla. Non abbiamo bisogno di girare le uova frittate. Voilà. Andiamo a coprire. Siamo a fiamma bassa, Continuerà così. Togliamo questo. Togliamo tutto quello che non ci occorre. Il sale, questo recipiente. Ci sono domande, Mary? No. Non ci sono domande. No. Sono brava. Sono tutte attente. È facilissima la teglia, guardate. Ciao Antonella. Ciao Antonella. Auguri a tutte le donne. Auguri, auguri a tutte. Fai rivedere la mia torta, quanto è bella. Tra un po' la metto in frigo però. Sì. Tutta crema pasticcera. Allora, la signora Cristina vuole sapere che pentola è quella della tortilla. Della tortilla è un tegame 24, della Perfetta. Che è bellissimo, guardate, ha pure il bordo in metallo, così il coperchio non lo graffia, va anche sull'induzione. E adesso non è in offerta, adesso è in offerta la casseruola 24, insieme al coperchio 27 e 31. Solo che io la tortilla la dovevo fare in una pentola bassa, una padella. Avrei potuto usare la vulcanica, però volevo farvi una tortiglia piccola. E comunque volevo farvi vedere la linea Perfetta, perché la linea Perfetta è bellissima, è senza foa, senza nickel, senza piombo, è molto molto prestigiosa per la cucina, perché è una pentola che durerà molto negli anni, è una bella pentola solida e anche non troppo pesante. E qui ancora non fuma. Lo sapete che quando esce il vapore è perché dai canali di Venturi, vedete, da questi buchini, esce tutta l'acqua in eccesso, quella che non serve per cucinare, perché quella che serve per cucinare si raffredda qui. Vedete, io la tocco la campana di raffreddamento, mentre questa non la posso toccare perché sta cuocendo. E questo vapore che ricade giù e cuoce mi permette di cuocere tutto a bassa temperatura, sotto i 104 gradi, quindi non si sviluppano sostanze nocive e la nostra cucina è economica. Come vedete, sto facendo tutto sul fornello. La signora Cristina voleva sapere cosa avevi messo nella tortilla. Nella tortilla? Allora, semplice, delle patate tagliate a fette non troppo sottili, una bella grande cipolla vitropea e 3 uova. Vedete come sta cucinando? Io la tengo
a fuoco basso, così mi permette di chiacchierare con voi, potrei pure alzarlo e velocizzare la cottura, ma così mi rilasso e mi faccio una chiacchierata con voi se avete domande da farmi, qualsiasi cosa. Intanto preparo il mio pollo, dobbiamo mettere insieme alla mia verdura, ecco qua. Andiamo a mettere il mio pollo. È un piatto unico, come avrete capito, la paella è un piatto unico, è favolosa, a noi piace molto. Poi se vi piace il riso ancora di più. Per le ricette poi posterò tutto dopo la diretta. Allora, io ancora non vedo il vapore, guardate, per me che non vedo, io faccio sempre così, controllo il vapore con gli occhiali. Si esce, eccolo qui, è uscito il vapore, non solo, con l'acqua che esce mi sterilizzo e pulisco i miei occhiali. Adesso posso abbassare al minimo. Ecco qua, do una mescolata al riso. Metto un po' di sale, che qui non avevo messo. Signora Anna Maria vuole sapere se hai messo anche il pesce. Nella paella? Lo devo mettere. Il pesce, la paella di solito si fa con i crostacei, con le cozze, con i gamberetti, le vongole. Ecco, io ho preso un preparato già pronto, di quelli surgelati. L'ho decongelato, ma lo potevo mettere in teoria anche da congelato, però mi serviva il fumetto di pesce per il mio riso, per aromatizzarlo. Ci sono altre domande? No, perfetto. Come avete passato oggi la festa della donna? Spero bene, eh? Oggi facciamo una diretta veloce, veloce. Allora, è molto semplice per quella torta fatta ad otto. Ho fatto un pan di Spagna e poi con una lametta ho disegnato su un foglio di carta l'otto, l'ho posizionato sopra la torta e ho ritagliato il foglio insieme al pan di Spagna. Semplice, no? E poi tagliato a metà, farcito con la crema, ricoperto con la bagna e la crema. La bagna è rimasta, ecco. Eccola la bagna, vi volevo far vedere. L'ho preparata con una pentola di acciaio, vedete, avrei potuto usare la pentola della perfetta con il coperchio 21, ma volevo farvi vedere che il coperchio 16 copre benissimo la mia pentola di acciaio e vedete mi è rimasta ancora un po' di bagna che ho usato per la torta. Copre perfettamente. Questo coperchio 16 lo potete avere invitando 4 amiche nel gruppo. Vi fate lasciare il loro cellulare e ci comunicate i loro nomi. 4 amiche, e a loro volta ogni amica, se invita 4 amiche, può avere anche lei il bellissimo coperchio 16, che è il gioiellino della nostra azienda. Signora Laura dice quindi è una paella de maresco. De maresco, brava. Però ci ho messo anche il pollo, eh? Di solito io l'ho mangiata a Barcellona, la paella solo di frutti di mare, crostacei, però con il pollo diventa una paella ancora più completa. Questo qui lo aggiungerò fra 5 minuti, perché cuociono anche presto. Vi volevo dire che controllo un attimo, benissimo, guarda che bella la mia tortilla, è anche molto buona, è facilissima da fare come vedete. Vi volevo dire, nella paella poi ci va anche lo zafferano, quindi io quando metterò questo aggiungerò anche 2 belle bustine di zafferano. Lo zafferano fa benissimo, sappiatelo, ha un sacco di proprietà, non a caso è considerato come l'oro.
useremo. Anzi, quasi quasi lo metto direttamente nel riso. Posso scegliere. Mettiamo nel riso. Oh, queste bustine sono fatte apposta per farci disperare. Una, mettiamone due, così viene ancora più gialla. Ecco qua. Ne mettiamo una nel riso e una nel pollo. Voilà. Verrà tutto ben giallo. È uscito? Sì. Ecco qua. Già ci sono i peperoni gialli che danno colore. Ecco qua. E adesso lo mettiamo anche nel riso. Voilà. Non lo dovrei mischiare, però per lo zafferano lo mischio un attimo, eh? Non ho calcolato i 15 minuti, mi manca sempre il timer. Sto aspettando Daniela perché mi ha detto che me lo regala. Ma te l'aveva regalato? Si è rotto quello che mi ha regalato, non funziona più. Ma io aspetto, aspetto pazientemente. Ecco, avevo lo scottex da qualche parte. Dovrebbe mancare poco per il riso, io non ho contato. Allora, la signora Anna Magliulo, ci siamo quasi. Voleva sapere, io ho acquistato il coperchio quadrato, ma non va su un'altra pentola? Su una pentola tonda vanno i quadrondi, deve essere più piccola la pentola. Certo. Che misura ha comprato la signora? Non l'ha scritto. Vediamo se ci risponde. Ci risponderà la signora? Ecco, adesso possiamo aggiungere il preparato di pesce. Che meraviglia, ragazzi. Voilà. Messi due veramente, ero abbondato. Cozze, vongole, gamberi, squisita. Voilà. Questo brodino lo lasciamo da parte, dovesse servire per allungare il riso, lo useremo. Ecco qua. È bella la paella perché è tutta colorata. A me fa tanta allegria. Come la Spagna. Come la Spagna, giustamente. Allora, prendiamo un altro mestolo per la paella, vediamo un po', per la tortilla. Allora, la mia tortilla è cotta. Adesso io spengo, guardate, lascio in autocottura. Ho spento. Alla fine della diretta la metteremo sul piatto perché praticamente è cotta senza girarla. Però la metterò sul piatto girandola. Almeno una volta lo faremo. Dunque, io vorrei assaggiare il riso perché purtroppo non ho il timer e non ho controllato i minuti. Vediamo un po' che ci siamo quasi, Vediamo. Questo è un riso nuovo, non l'ho mai. Mancano ancora 2-3 minuti. Quasi pronta è la nostra paella. Che vi volevo dire? State raccogliendo i punti, belle signore? Per esempio, questa bellissima Black Diamond la potete prendere gratis facendo soltanto 5 punti di raccolta. Parlatevi con le amiche. Fate acquistare i nostri prodotti, invitate le amiche a vedere le dirette, così si innamorano di come cuciniamo e acquistano. Ci sono tante offerte, anche a buon prezzo, ci stanno una bellissima, adesso gigante, padella, tegame, bellissima. Sì? No, la signora Anna, la signora di prima, è la pentola e il coperchio quadrato. Però sì. Non dice le misure. No, non so le misure del coperchio.
coperchio, se gentilmente mi dice... No, lei forse ha comprato tutte e due, la pentola, col coperchio. Forse però non... Il coperchio qua tondo va anche, questo è un 30, va anche su una padella 28, tranquillamente. Non ce l'ho qui, se no gliela facevo vedere, ma io ci cucino tranquillamente. Certo deve essere più piccola la padella del coperchio, altrimenti il coperchio non sigilla e non cuoce a bassa temperatura. Vedete, qui sta uscendo il vapore perché tutta l'acqua in eccesso che non serve alla cottura della mia paella. Guardate che bella, colorata, Lo vedete i colori come rimangono vividi? Adesso vi faccio vedere il giallo del mio peperone. Guardate che spettacolo. O la zucchina, guardate che verde. No, è una cosa incredibile. E guardate il pomodoro. No, questo è il peperone rosso. Non è uno spettacolo? Io sono innamorata di questi coperchi. Si vede e si sente che sono innamorata dei coperchi? La signora Rosy vuole sapere dove si comprano le pentole. Le pentole si comprano online cercando la vostra consulente. Se la signora non le ha, non ha una consulente, lo scriva sul commento. E praticamente si acquistano online e la consulente provvederà a mandarle a casa con il corriere il prodotto. Quindi lei può scegliere di acquistare cercando una di noi, se non è già cliente di qualcuno. La signora Anna di prima dice la pentola è come quella che sta facendo la dimostrazione. Questa qua, quindi ha un coperchio 30. E quindi il suo coperchio 30 sicuramente va su una pentola 28, su una padella 28, ve lo posso assicurare, a meno che i manici della pentola non facciano in modo che il coperchio rimane sollevato. Ma in questo caso se ci fosse la vite può svitarli e girarli al contrario, altrimenti deve prendere una pentola che abbia i manici non tanto alti perché il coperchio deve poter poggiare. Si chiama qua tondo, oddio. Perché vedete che ha dei cerchi sotto che permettono appunto di poggiare sulle pentole più piccole. Sono fatti apposta. Per cui uno con più il coperchio è grande, più coprite più pentole. Allora, vi stavo dicendo prima dell'offerta della XL, un tegame molto grande con il nostro coperchio 41 addirittura, dove potete fare una pizza margherita grande così. E viene soltanto 69,90 euro, cioè che dire, dei prezzi strepitosi. Io dico che il mio riso è fatto, spengo, perfetto, guardate che meraviglia, spengo e poi andrò a inserirlo nella paella. Anche qui ci siamo, 2 minutini. Intanto comincio a girare la tortilla. Vediamo se riesco a farlo così. Ci proviamo, vediamo se trovo le tesine. Perché vedete, è cotta, Puoi inquadrare, Mary? Sì, sì. Allora, metto le tesine da qualche parte, eccole qua. A parte che non ce n'è bisogno. Vediamo di metterci qui. Appoggiamo qua un attimo. Questo lo togliamo. Forse proviamo con un piatto più piccolo. Lo sai io come la giro, Gemma? Scusa, sì. Io lo faccio col coperchio. Ah, giusto, facciamolo col coperchio. Ti viene più semplice e poi lo metti nel brava, piatto. Brava, però io lo faccio col coperchio. Sai perché? Perché non voglio sporcare il coperchio. Ah, vabbè. Lo provo così. È uguale. Si può fare anche il coperchio, con il coperchio, come dice Mary. Ma non c'è nessun problema. Eccola qua, la mia tortilla. Togliamo soltanto questo, una cipollina che si è leggermente tostata. Voilà. E la mettiamo in questo piatto più grande che farà la sua figura. Ecco qua la mia tortilla. Sono quelle che se voi andate in Spagna, in tutti i bar che voi trovate, troverete queste tortilla.
anche fredde, ve le vendono a spicchio intere e sono sempre appetitose. Allora, qui è quasi pronto. Adesso mettiamo la fiamma al massimo, facciamo togliere l'ultima acqua, che è molto sugoso, eh? Il mio riso è pronto. Che meraviglia, guardate, spettacolare. La signora Stella dice che fa la pizza famiglia sul tegame 40 al coperchio 41. Eh sì. Io spengo, perché qui è tutto pronto. Mettiamo il tutto. Aspettate che prendo le presine. Voilà. E facciamo cadere il riso. Signore, c'è un profumo così invitante. Eh sì. Stasera mi faccio invitare, va? Stasera stai a cena da noi, eh? Mm-hmm. Guardate che spettacolo. Puoi inquadrare, Mary? Sì, inquadrato già. Inquadrato? Ok. Adesso mettiamo anche in un piatto. Mettiamo un piatto rosso. Oggi mettiamo in rosso questa paella. È troppo bella da vedere, da mangiare. Guardate che colori, cerco di mettervi le cose rosse così potete vedere il colore di questa paella strepitosa. Mettiamoci anche una bella cozza che non guasta. Che ve ne pare? Viva la Spagna! Allora, io per oggi ho terminato. Vi ho fatto due ricettine proprio semplici. Ci vediamo il prossimo lunedì con un altro paese del mondo e vi aspetto con tanto affetto, fa pure rima. Buona festa della donna. Buonasera a tutti, auguri.